Ci troviamo a Roma, a Piazza Euclide, una piazza molto nota della capitale, e proprio qui il sottosuolo di Roma ha rivelato una pagina sorprendente del passato legata alla religione, alle superstizioni e persino alle maledizioni degli antichi romani. Tutto è avvenuto intorno al Capodanno del 2000, quindi pochi giorni prima della fine del millennio. Ora, immagino tutti voi ricorderete dove vi trovavate in quei giorni, in quelle ore. Ebbene, alcuni archeologi si trovavano proprio qui. In effetti, in quei giorni si stava scavando un parcheggio interrato, di quelli multipiano, ed è riemerso qualcosa che ha richiesto l'intervento d'urgenza di un gruppo di archeologi guidati dalla professoressa Marina Pirano Monte della Soprintendenza Archeologica di Roma. Tra i 6 e i 10 metri di profondità è tornato alla luce uno dei luoghi più sacri di Roma. Era una fontana. Ora dovete immaginare, naturalmente dopo tutti questi secoli la situazione è molto confusa, ma dovete immaginare una sorgente naturale la cui acqua viene raccolta da una specie di piscina, di cisterna che sta là dietro e che poi fa cadere, grazie a delle condotte, quest'acqua in almeno una vasca lunga, simile a un abbeveratoio. È probabile che ce ne fossero delle altre. Ed è proprio da queste vasche che i credenti, venuti qui in pellegrinaggio, attingevano l'acqua per vari usi e vari riti. In epoca romana una sorgente d'acqua, una polla, era spesso sacra e veniva attribuita o comunque legata a una divinità. Già, ma a quale divinità era legata questa sorgente d'acqua? Beh, come vedete, gli archeologi hanno rinvenuto alcune iscrizioni e c'è un nome, Anna Perenna. Ora, Anna Perenna non è il nome di una persona, è un'antichissima divinità legata alle origini di Roma, che aveva anche un suo culto e qui viene ricordata assieme alle sue ninfe. Anna Perenna, ci dicono gli antichi, aveva un culto in un luogo non lontano dal Tevere e a un miglio dal pomerio della città stabilito da Claudio, lungo la Flaminia, e quindi corrisponde proprio a questo luogo. Quindi finalmente è stato ritrovato dopo tanti secoli. Ma allora quest'area aveva un aspetto molto diverso. L'intero quartiere, che oggi va dall'Auditorium a Piazza Euclide e oltre, era ricoperto da un grande bosco, un bosco sacro, dove oggi ci sono case, uffici, bar e traffico, insomma, allora c'era solo verde e silenzio. Tutto ruotava attorno a questa sorgente naturale, che si trovava in una radura al centro del bosco, una radura pianeggiante, esattamente occupata oggi da Piazza Euclide. Sappiamo che la festa in onore di Anna Perenna cadeva il 15 di marzo, cioè le famose Idi di marzo, che per la Roma più arcaica corrispondeva proprio al Capodanno. Era l'inizio dell'anno, cioè quando la natura in primavera si risvegliava. E a sentire Ovidio era una festa molto giocosa e di chiaro stampo sessuale. Si festeggiava bevendo molto vino, per esempio tante coppe di vino per quanti anni di vita si voleva ancora vivere. E poi si faceva molto sesso. Ovidio racconta che le donne, i capelli sciolti, intonavano canti molto spinti con espliciti riferimenti sessuali. In effetti la festa aveva un carattere di iniziazione e molte donne perdevano proprio in quella data la verginità. Le coppie, ci raccontano, si sdraiavano sull'erba o si appartavano sotto tende improvvisate fatte di rami, canne e toghe. Insomma, c'era un'atmosfera vagamente alla Woodstock. Alcuni frammenti di legno, rinvenuti sul fondo della cisterna, sono stati interpretati da alcuni studiosi proprio come queste tende improvvisate, ma non è certo. Questo sito oggi è aperto alle visite, visitabile. E noi, facendo le riprese, all'interno della fontana abbiamo ritrovato, scoperto due monetine lanciate da qualche visitatore moderno come obolo. Ma gli archeologi, quando hanno scavato questo sito, hanno ritrovato degli oggetti di età romana, lanciati proprio allora qui dentro, dentro la cisterna. C'erano delle uova. Le uova, come si sa, erano considerate dei simboli di fertilità e di fecondità.
e quindi erano legati al culto di Anna Perenna. Hanno trovato delle pigne, anch'esse considerate simbolo di fecondità, ma anche di castità, perché si racchiudono saldamente. E poi hanno trovato altri oggetti, oggetti che non c'entravano nulla con il culto di Anna Perenna, ma erano legati a riti magici e maledizioni. Questi oggetti si trovano oggi esposti e visibili a tutti nel Museo Nazionale Romano, nel cuore di Roma, tra le mura delle famose Terme di Diocleziano. E quello che è riemerso in fondo è un mondo che non si fossilizza, non lascia traccia, di solito non si ritrova archeologicamente, cioè il mondo delle superstizioni, delle credenze dei romani. Ecco alcuni di questi oggetti. Quello più grande rinvenuto è una specie di marmitta, di pentolone di rame, dal nome curioso, Caccabus, che ricorda molto quelli che usavano le donne del popolino per preparare certamente delle cure tradizionali a base di erbe, ma se necessario potevano anche preparare malefici o dedicarsi a questo genere di attività. Insomma, se volete, questo ricorda un po' nel nostro immaginario la marmitta di una strega. Erano citate anche da Virgilio. E poi sono state rinvenute anche più di 500 monete, perché anche i romani, come noi oggi lo abbiamo visto, lanciavano delle monete nei luoghi sacri o importanti e, come accade anche oggi, erano monete di valore medio, basso. Infatti si tratta, nella maggior parte dei casi, di assi, praticamente l'equivalente di un quarto di sesterzo, i nostri 50 centesimi nell'epoca di Traiano. Una curiosità: l'ultima moneta ad essere stata lanciata risale all'epoca dell'imperatore Teodosio, cioè proprio colui che mise fuori legge i culti pagani, quasi a confermare il momento in cui venne chiuso il santuario, ed era il 391 d.C. Sono poi emerse più di 70 lucerne e, fatto strano, erano tutte nuove, o quasi, cioè non avevano la bruciatura sull'orlo, sul beccuccio. Perché? Ma sia Ovidio che Apuleio ci descrivono i riti delle maghe di allora ed erano riti quasi sempre notturni. Quindi in questo decoro, in questa oscurità, era fondamentale che venissero usate delle lucerne. È assai probabile, di conseguenza, che queste siano da collegare a qualche rito di magia o per degli incantesimi, non certo per il culto della fonte sacra di Anna Perenna. All'interno, due di esse contenevano monete, una un frammento di pergamena e sei una maledizione. Il discorso delle maledizioni è davvero interessante, perché nella vasca, nella cisterna, ne sono state trovate addirittura 21. E si tratta soprattutto di laminette di piombo che in passato, venivano in antichità, venivano chiamate defixiones. Si usavano delle lamine di piombo perché il piombo è duttile, non si corrode, e queste lamine venivano incise con delle formule magiche contro una persona. Queste laminette poi venivano ripiegate e infilate in una tomba, in un pozzo, in un fiume o anche appunto in una fonte sacra, perché si pensava che questi luoghi fossero a diretto contatto con, per esempio, il fiume dell'aldilà o con le divinità infernali che avrebbero eseguito, recapitato queste maledizioni a chi di dovere. Così si legge il nome della persona da colpire, le formule e anche le lettere magiche per rincarare la dose, i cosiddetti caracteres. La cosa buffa è che il destinatario era sempre indicato con precisione quasi maniacale, e questo perché le divinità degli inferi non sbagliassero colpendo un innocente, quasi fossero dei cecchini. Per questo, ad esempio, si ripeteva tantissime volte il nome della vittima. Una delle persone da colpire, su una di queste laminette, pensate un po', era un arbitro, o forse un giudice sportivo per alcune gare. Si chiamava Sura e sulla laminetta si vede molto bene la figura di un uomo. Si raccomandava alle divinità infernali di strappargli prima l'occhio destro e poi quello sinistro. La laminetta su di lui è molto precisa e recita «Qui natus est de vulva maledicta» e lo ripete due volte. Quello che ha reso la scoperta della fonte di Anna Perenna molto famosa non solo in campo archeologico ma anche al di fuori di questo campo, un po' ovunque, è stato il ritrovamento di 7 statuette utilizzate per i riti magici, se volete l'equivalente delle nostre fatture o delle bambole voodoo.
quando sono state rinvenute, beh, è stato un po' come scoprire delle mummie. Una volta tornate all'aria, è stato necessario restaurarle con grande cura. Eccole, queste figurine hanno più di 1600 anni e sono uniche al mondo. Sono state quasi tutte realizzate con un impasto di farina e latte, come hanno evidenziato analisi di laboratorio. Solo una invece di cera. Alcune sono conservate meno bene a causa della presenza di zuccheri al loro interno. Spesso, come in questa, si distinguono bene il volto, gli occhi, le mani e anche il sesso. E i piedi, spezzati intenzionalmente, e questo è solo un assaggio di quello che scopriremo ora. Ma come hanno fatto a conservarsi queste statuette per così tanto nell'acqua? Addirittura più di 16 secoli. Un impasto di farina o anche di cera, beh, dovrebbe dissolversi nell'arco dei secoli. Il motivo è che si trovavano sul fondo della cisterna, della vasca, dove si è depositato uno strato di fanghiglia di melma nerastra priva di ossigeno. E questo non ha consentito ai batteri di agire. Ecco perché si sono conservate. Ma c'è anche un secondo motivo. Ognuna di queste statuette si trovava all'interno di speciali involucri, delle vere e proprie capsule del tempo. I contenitori sono quasi sempre in piombo, con questa forma cilindrica e un coperchio. E sempre tre, uno dentro l'altro, un po' come delle matriosche. La ripetizione del numero tre ha certamente un significato magico, come il fatto che queste statuette sono state trovate a testa in giù. L'Istituto Centrale del Restauro ha compiuto molte analisi di laboratorio, scoprendo tanti dati sorprendenti. Per esempio, dalle radiografie è emerso che tutte le statuette avevano all'interno del collo e della testa un osso di sostegno, chiaramente visibile in questa statuetta la cui cera si è ritratta per la disidratazione. In questa figura femminile, in cui si vedono ancora chiaramente mani, piedi con le dita, i seni e una sorta di acconciatura, la radiografia ha rivelato quest'osso interno. In alcuni casi l'osso aveva delle lettere incise e questo corrisponde a quello che raccomandavano i famosi papiri greci di magia, che descrivevano proprio dei riti molto simili. Una scaglia che si è staccata dal volto di una di queste statuette rivela ancora alcune lettere in latino originariamente impresse nell'osso. Osservando le statuette si scoprono le tracce di altri rituali. Questa, per esempio, aveva delle lettere magiche incise su tutto il corpo e un foro sulla testa. Facile immaginare la conseguenza che si voleva sulla vittima. In quest'altra, la persona è stata raffigurata avvolta, pensate, dalle spine di un serpente che gli sta quasi mangiando il volto, le due teste si guardano. Ad aiutare la stretta del serpente c'è una fascetta metallica all'altezza delle spalle e due chiodi di ferro. Uno che buca l'ombelico, l'altro i piedi, e una lamina metallica con delle maledizioni incise. Beh, l'odio nei confronti di questa persona doveva essere proprio tanto. Quest'altra figura umana, rinvenuta testa in giù, aveva una testa sproporzionatamente grande, ma l'attenzione dei ricercatori si è rivolta sul suo contenitore. Sulla resina usata per sigillare uno dei coperchi c'è ancora un'impronta digitale. Di chi poteva essere? Ebbene, questo contenitore è stato portato ai tecnici della polizia scientifica. Non certo per scoprire il nome di chi aveva fatto il rito, non può essere negli archivi, ma il suo sesso sì. Era la mano di un individuo molto giovane o di una donna. Gli esperti propendono a che sia stata una donna a chiudere l'involucro, anche perché trovano conferma in quello che raccontano gli antichi. Virgilio, ad esempio, ci descrive una maga che compie un rito per far tornare un amante fuggito. Usa delle statuette, una d'argilla e l'altra di cera. In un altro testo veniamo a conoscenza di un'altra maga che usa una statuetta di lana e una di cera, quest'ultima da bruciare su dei carboni perché rappresenta l'amante infedele da punire. Un'ultima considerazione. Dietro questo mondo delle maledizioni, beh, c'era un altro mondo altrettanto ben organizzato. Infatti, questi contenitori sembrano quasi fatti in serie. Si andava da queste maghe che magari vivevano nei dintorni, della fonte oppure nei vicoli di Roma e, a seconda di quanto si voleva pagare, si poteva realizzare una semplice maledizione su una laminetta di piombo. Questo probabilmente avveniva per gli strati più bassi, del popolino. Ma quando ci si trova di fronte a delle statuette con un impasto, con delle lettere incise, a volte addirittura con delle lamine e dei chiodi, beh, lì siamo di fronte a delle ingenti somme spese per questi riti. Questi ritrovamenti sono unici al mondo e sono tuttora sotto studio. Ma quello che è interessante non è tanto quello che si vede, ma quello che si intuisce, analizzando questi oggetti, come si diceva prima, cioè questi oggetti vi rivelano infatti quello che la gente pensava. E soprattutto l'evoluzione della loro mentalità.
Se fino al 200 d.C. la fonte era il fulcro di un culto di fertilità, di buon augurio e di festa per l'inizio dell'anno, gradualmente questo valore religioso si è sgretolato sempre più per arrivare intorno al 300-400 d.C. ad inquinarsi sempre più con pratiche oscure legate alla superstizione, alla magia. Un crollo che rispecchia in fondo il diffuso crollo dei valori della società romana, vicino al collasso. Pochi anni dopo, nel 410, infatti, Roma subisce il sacco dei Goti. 40 anni dopo, nell'impero ormai smembrato, arriva Attila. E meno di 80 anni dopo, l'ultimo degli imperatori romani, Romolo Augustolo, viene deposto. Sotto il traffico e le case di Roma, insomma, è riemersa un'istantanea di quell'epoca così travagliata, ma anche, lo abbiamo intuito, lo stato d'animo di molti romani.